Dopo l'epidemia mondiale di SARS, anche la Sicilia nel 2009 si è dotata di un piano per le pandemie. Il documento doveva essere aggiornato ogni 3 anni, ma nessuno lo ha mai fatto. Oggi, a Catania, la provincia siciliana con più casi Covid-19, molti si chiedono se sia stato fatto abbastanza. Si tratta di virus della stessa famiglia che ci facevano immaginare a livello mondiale già dal 2000 circa, e modificando le caratteristiche avrebbero potuto veramente dare un impatto di tipo pandemico. Noi avremmo dovuto avere a disposizione i protocolli. L'azienda ospedale per l'emergenza doveva necessariamente avere uno stock di materiali di protezione, in questo caso gli approvvigionamenti non c'erano. Abbiamo avuto 3 mesi e ce ne siamo stati a cazzeggiare in tutti i talk show. Oggi avremmo salvato tante vite. Questi sono omicidi di Stato e tutti, pur di salvaguardarsi il sedere, utilizzano l'Istituto Superiore di Sanità, che ha fatto delle linee guida miserevoli, hanno prestato il fianco alle regioni e ai direttori generali che non hanno adeguato immediatamente la preparazione. Eravamo mentalmente impreparati. Quando si è preso coscienza era già abbastanza tardi. Ci siamo ritrovati a dover rincorrere il virus. I primi a porsi il problema sono stati i medici di base, chiamati a svolgere un ruolo di filtro nei confronti dei casi sospetti, ma farlo a distanza si è rivelato più difficile del previsto. Noi stessi ci siamo imposti un'organizzazione che non era prevista da protocolli e procedure, perché non erano stati fatti il famoso screening telefonico del medico di famiglia che sta a 8:20 a disposizione del teleconsulto, la telemedicina. Noi su questo siamo molto in arretrato. Se un medico di base segnala al 112 un caso sospetto, il protocollo prevede che i sanitari dell'ambulanza arrivino con delle speciali protezioni. Ma cosa succede negli altri casi? Per l'autista del mezzo di soccorso, se non viene a contatto con il paziente, c'è scritto che non c'è bisogno di dispositivi di protezione individuale. Però noi siamo autisti soccorritori. Non c'è una persona che guida e basta e una persona che soccorre e basta. Anche perché in tante postazioni del 118 il team di soccorso è formato solo da autisti soccorritori. Al pronto soccorso le strade dei pazienti si dividono. I sospetti Covid vengono accolti in strutture di pre-triage separate dalle normali aree d'emergenza. Un sistema studiato per evitare contagi, ma i problemi cominciano subito dopo. Ci arrivano segnalazioni di percorsi che in qualche modo sono identici sia per i pazienti Covid che per i pazienti no Covid, oltre alle aree chiaramente di pronto soccorso. Per intenderci, sono quelle che arrivano nei reparti, nelle unità operative, e questo può essere un rischio. Purtroppo abbiamo dei percorsi che si incrociano, pertanto anche un paziente che entra non Covid lo potrebbe diventare. Praticamente tutti i reparti sono potenzialmente Covid. Il 18 marzo un uomo viene ricoverato nel reparto di neurologia dell'ospedale Cannizzaro. 2 giorni dopo si scopre positivo e nel giro di una settimana risultano contagiate una 20 di persone, tra degenti e personale. Non è stato mandato nessuno in quarantena, tutti hanno continuato a lavorare, nel frattempo si sono infettati tra loro. I tamponi sono stati fatti dopo 72 ore e il 30 mi pare, abbiamo fatto denuncia cercando di far chiudere il reparto perché avevamo previsto che ci fosse una situazione di contagio diffuso che l'azienda in qualche modo ha cercato di coprire. Se io ho un ictus o un infarto, ma sono anche portatore del Covid, non posso aspettare il tampone 2 giorni, devo ovviamente fare un trattamento intensivo, ma di tipo neurologico, non di tipo infettivologico. Poi, quando si scopre che il soggetto è anche Covid positivo, il fatto già ha sviluppato una piccola epidemia interna. Ma quello della neurologia del Cannizzaro non è un caso isolato. Qualche caso è successo pure a noi. Operatori sanitari che hanno avuto sintomi e sono risultati positivi e sono stati isolati. È stato molto soccorso, questo è chiaro. Noi già abbiamo avuto in reparto una paziente positiva che poi è stata trasferita in malattie infettive. Noi abbiamo continuato a lavorare, a noi hanno fatto poi il tampone dopo 14 giorni, che per fortuna è risultato negativo.
il contagio si è diffuso persino nel primo Covid Center del Catanese, l'ospedale Gravina di Caltagirone. Una settimana prima dell'apertura, un paziente con sintomi polmonari viene visitato proprio a malattie infettive. Rivelatosi poi positivo, il bilancio sarà di 7 tra medici e infermieri contagiati, compreso il primario. Era stato visitato con le sole precauzioni standard, ma senza mascherine, senza DP particolari. In più, all'inizio c'era stata una sottovalutazione forse, e quindi i DP c'erano, però venivano utilizzati con meno rigore. Da quel momento ci siamo resi conto che forse non si poteva scherzare con questo virus. La prima soluzione passa proprio dai dispositivi di protezione individuale. Tutte mascherine vengono razionate e non è andata meglio a chi, a inizio emergenza, ha tentato di anticipare i tempi. È il caso dei medici di base e del loro acquisto di mascherine da 280.000 euro. Noi, medici del Servizio Sanitario Nazionale, anche se convenzionati, abbiamo avuto la mala sorpresa di vederle sequestrate a livello doganale dalla protezione civile. Sono forniti per il i reparti Covid a scapito di quelli non Covid per affrontare un paziente come potenzialmente Covid sempre. Noi per avere una semplice mascherina chirurgica apponiamo una firma. Soltanto una per ogni turno, quindi se io me la sporco con un paziente non ho più altre mascherine da mettermi. A volte non si riesce neanche a dare la mascherina chirurgica, questo è grave. I colleghi sono costretti a operare senza protezione. È come andare in guerra a mani nude. Noi ci siamo tassati e ci siamo comprate le visiere. La mascherina dovrebbe essere tenuta anche dall'utente. Purtroppo non abbiamo una quantità sufficiente a coprire il fabbisogno dei dipendenti, quindi non possiamo dotare gli utenti. Ho dato un po' di carta a una sarda, ho procurato dell'elastico, senza fare mascherina a qualcuno che ne aveva la mascherina. È vergognoso. Ci mancano anche le tute di protezione, assolutamente condate, e non è facile resistere con una tuta in polipropilene, con gli occhiali sopra, con tutti i guanti, è impossibile. Spesso di notte si fanno 11 ore, mettendo la tuta non si può più togliere fino a quando il turno termina. I colleghi sono costretti a non bere e non mangiare per evitare di andare in bagno. Qualcosa intanto è arrivato, come 40 tonnellate di mascherine chirurgiche acquistate dalla regione siciliana in Cina, tra prezzi folli e concorrenza mondiale, si pesca dove si può. Così spunta pure un affidamento diretto da 50.000 euro per delle visiere alla Servizi Medicali, società finita a gennaio in un'inchiesta per truffa all'ospedale civico di Palermo. L'altra possibile soluzione per evitare il contagio negli ospedali sono i tamponi, limitati, lenti e analizzati in pochi centri. Più tardi vengono eseguiti i tamponi, più tardi abbiamo i risultati e più è probabile che il contagio si diffonda. Non abbiamo un tampone nel giro di qualche ora, abbiamo avuto anche problemi per i reagenti. Sarebbe utile avere lo screening ematico. Ci stiamo organizzando anche per questo. È possibile, o forse a breve, avere dei test rapidi con attrezzi maneggevoli, trasportabili, che in 20 minuti ti danno un risultato. Abbiamo acquisito i test rapidi, dovremmo con una buona percentuale di sicurezza dirimere il problema se Covid o non Covid e poi procedere tranquillamente al trattamento del paziente. Così a zoppicare pure lo screening di massa dei sanitari, annunciato il 20 marzo dal presidente della regione Nello Musumeci. Abbiamo avuto colleghi in quarantena, abbiamo richiesto di velocizzare il tampone al personale sanitario venuto a contatto con persone affette da Covid-19. E attualmente com'è? Molto lento, passano giorni. Bellissima proposta quella del presidente della regione, ma ancora non sono iniziati. Questa è una grossa preoccupazione per noi operatori che ogni giorno ci interfacciamo con dei pazienti dubbi. Se non riescono a fare neanche i tamponi ordinari, figuriamoci un esame a tappeto. Quindi attualmente quello che è stato detto non è stato fatto, facendo diventare l'ospedale, anziché un luogo di cura, un luogo di contagio. In questo momento abbiamo qualche difficoltà ad avere il quantitativo di tamponi necessari. Ci hanno dato una fornitura che cerchiamo di razionalizzare perché sono pochi. Lo stesso vale per chi è tornato dal nord Italia e ha finito i 14 giorni di quarantena obbligatoria che, senza tampone di controllo, diventa senza data di scadenza.
Dopo 10 giorni non mi ha contattato nessuno, quindi ho chiamato il medico curante e mi hanno dato un numero di telefono della ASL di Catania. Loro mi hanno garantito che ero inserita in una lista, dovevo attendere perché i tamponi erano in via di esaurimento, quindi dovevo avere la fortuna di rientrare, se no bisognava aspettare un'ulteriore fornitura, non si sa quando arriveranno. A livello teorico ci sta tutto che io non rientro in circolazione finché non siamo sicuri che sono sana. Ma tu prima ti devi predisporre in modo tale da garantire il servizio. Devo sapere quanto durerà questo periodo, perché non posso stare in eterno bloccata. Ma a pesare sono anche altre mancanze, come i respiratori all'ospedale Cannizzaro, che al momento bastano appena per coprire le necessità attuali, ma non quelle dei nuovi posti letto in allestimento. Abbiamo ovviamente necessità di averne ancora altri, ma l'approvvigionamento purtroppo in questo momento per tutta l'Italia è diventato particolarmente complicato. Non abbiamo barelle di biocontenimento, utilizziamo le barelle normali dei nostri mezzi di soccorso. Al paziente viene fornita una mascherina, però noi non abbiamo una divisione biocontenitiva fra il vano guida e il vano sanitario. Abbiamo subito fatto richiesta di ulteriori attrezzature, alcune diciamo sono arrivate, altre siamo ancora in attesa, una TAC un po' più performante. Dopo anni di tagli alla sanità scarseggia anche il personale, senza considerare chi ha paura per le condizioni di lavoro ma anche per le pressioni, come alla SEUS 118, società di quella regione socio di maggioranza, che il 6 aprile avverte i dipendenti di possibili provvedimenti disciplinari in caso di dichiarazioni non autorizzate. Nel Piogravina di Caltagirone, otorino, oculistica e urologia sono confluiti in chirurgia generale. Tutto il personale infermieristico è stato sbattuto in prima linea. Se c'è il volontario, chiaramente ben venga. Se non riusciamo ad avere un numero di volontari, vengono precettati e comandati e quindi costretti. Alcune aziende hanno proceduto ad assumere nuove unità, è un po' buttare allo sbaraglio dei giovani, che siccome sono giovani hanno meno rischio di morire ma non hanno meno rischio di ammalarsi. Vengono assunti per 6 mesi massimo e al termine dell'emergenza teoricamente rimandati a casa. Nell'emergenza gli operatori sanitari si organizzano come possono. Ci sono parecchi colleghi che hanno affittato delle case, alcuni dormono in bed and breakfast perché hanno paura di andare a contagiare i propri familiari e quindi abbiamo chiesto per loro la requisizione di una struttura alberghiera. Assolutamente silenzio assordante. I genitori sono a casa chiusi dal 3 di marzo. Il problema è capire se io sono riuscito a proteggermi durante le mie ore di lavoro. Ho istituito una zona filtro a casa mia in garage. Cioè tutti i vestiti che utilizzo per il lavoro, i camici che porto a casa per lavarli, 2 o 3 giorni li lascio in garage e poi lavo tutto a 90 gradi a casa mia. Anche per questo li chiamano eroi, eppure la possibilità è che alla fine dell'emergenza debbano portare i loro superpoteri anche in tribunale. Per ora questi medici, le infermiere sono tutti angeli, ma domani ognuno penserà, vediamo se hanno fatto tutto il possibile per salvare mio padre e mia madre. Gli sciacalli si stanno buttando a capofitto per iniziare le denunce e il governo deve intervenire per escludere la responsabilità penale e civile, quantomeno nel periodo del Covid. Eroi non è che non abbiamo paura, noi la paura ce l'abbiamo, ma comunque andiamo avanti. C'è gente che non riposa 20 giorni, però noi non facciamo qualcosa. Io stamani mi sono messa a piangere, ho visto che la polizia è andata di fronte a un ospedale su al nord e gli hanno fatto la pausa lì perché. Siamo medici e in guerra è tutto lecito.